la situazione è difficile, non abbiamo più nulla, tutti gli edifici pubblici di culto sono scomparsi o inagibili, non abbiamo più scuole, non abbiamo più farmacie, non abbiamo più supermercati, non abbiamo più negozi, il centro storico, l'identità di tutta questa zona, l'identità culturale, architettonica è stata cancellata, abbiamo perso 1000 anni di storia in mezz'ora. Non ho più un'agenda, ma anche perché è rimasta con tutti i miei biglietti, appunti, è rimasta dentro il municipio pericolante, per cui abbiamo una situazione in cui stiamo vivendo la giornata e ogni giorno è vissuto cambiando gli obiettivi. Facciamo fatica anche a metterci anche solo un minimo di programmazione. Dobbiamo cambiare, dobbiamo trovare una soluzione diversa, dobbiamo riuscire a programmare, stiamo cercando, ma ogni scossa, e continuano ad arrivare purtroppo, riporta indietro di qualche settimana la popolazione, psicologicamente siamo provati. Come ho detto, è una situazione nuova, completamente nuova, non avremmo mai pensato di viverla. Adesso la dobbiamo comunque affrontare, è una guerra di trincea, stiamo andando avanti metro per metro a riconquistarci il territorio, la normalità. Quindi abbiamo bisogno veramente dalla A alla Z, dai fondi, da quello che è la raccolta, da quello che è la solidarietà di tutti, perché anche solo un gesto di un pensionato che ci è venuto giù da Bologna, faccio un esempio, per portarci 50 euro, al terremotato di 96 anni del Friuli che ha fatto questa festa in casa sua per il suo compleanno e ha raccolto 600 euro e ce li ha mandati dicendo che lui, essendo stato terremotato, sa che un terremotato lo è per sempre, e questo è stato un gesto incredibile che ci ha portato, come il gesto anche dei terremotati dell'Aquila, che da un paesino di 60 abitanti sono venuti su due fratelli e ci hanno portato dei fondi raccolti da 60 abitanti che hanno perso parenti, amici, metà del paese, del paesino di montagna. Questi sono i gesti che ci fanno andare avanti, che tanto ci fanno capire che l'Italia è una grande nazione. Purtroppo non ho visto la stessa risposta, devo dire, da il governo centrale. Non può pensare che noi, senza una defiscalizzazione, io non chiedo una zona franca come è stata fatta nel Friuli, anche se questo sarebbe stato la cosa più semplice, ma noi una defiscalizzazione forte, perché il 2% del PIL prodotto in questa zona, che sono 30 miliardi di euro all'anno, potrebbero scomparire a causa del terremoto, scomparire. Noi abbiamo l'80% delle nostre fabbriche e anche tutte le attività commerciali, terziario, chiuse, ma se siamo fermi già da un mese, se fermiamo altri 2, 3, 4 mesi è un disastro. Quindi questo è per far capire che se noi partiamo sapendo che i nostri soldi, quelli che noi pagheremo al governo centrale, ci rimangono sul territorio, li utilizziamo. La solidarietà tra comuni è stata fenomenale, noi abbiamo avuto delle risposte da parte dei comuni, sono stati i primi a organizzarsi, i primi sindaci in testa a venire giù, i primi a non aspettare le burocrazie, che qua adesso dovremmo aprire un grande capitolo sulla burocrazia che ci ferma, ci blocca, ci chiede di riportare a centralizzare il controllo, quando alla fine sul territorio, i sindaci sono i primi a saperlo, che è sul territorio che si fanno le opere, è sul territorio che si gestisce l'emergenza, è sul territorio che si conoscono le necessità e le priorità. Non si può pensare da Roma o da altre parti di poterle gestire. Thank you.
Salve a tutti i sindaci, mi dispiace non essere presente lì con voi, purtroppo questo fortunato di un sindaco terremotato deve giustamente stare sul proprio territorio, come ben sanno tutti i sindaci che seguono già normalmente nella quotidianità il territorio sanno benissimo cosa vuole dire, dobbiamo stare presenti e puntuali su quello che sta succedendo.